Prima di tutto si va nella cartellina dove si è fatto il time lapse. Io ho fatto il time lapse di un orologio, vedete, parte dal file 6, eccolo qui, e arriva al file 421. Questo vuol dire che ho ottenuto un quarto d'ora acceso il time lapse della SJ4000 e ogni 5 secondi ha fatto uno scatto automaticamente. L'ho messa sul cavalletto, è logico. Ora faccio seleziona tutto. Di tutti gli scatti che ho fatto, stando attento che siano in ordine progressivo, il 6, il 7, l'8, 9, 10, non li mettete sfalsati, ma se mettete... Allora ecco, cliccate in modo tale che qui sia l'ordine crescente, il 6, il 7, l'8, 9, 10, 11, 12, 13, eccolo, seleziona tutto. Lo tengo così, vedete, in ordine 6, 7, 8, 9, vabbè, io parlo tanto. Allora, adesso aprite Magix, qualsiasi versione voi abbiate, questo lavoro lo fa. Io apro per adesso il 2013, mi sta arrivando il 2015, ho saltato a piedi pari il 2014, comunque, ecco, apro il 2013. Allora, prendo questi file tutti selezionati, li prendo partendo dal numero 6, che è la prima, vado qui proprio tutto a sinistra e nella prima pista di Magix, tutto a sinistra e nella prima pista di Magix, dopo che ho fatto selezionare tutto, faccio drag and drop, lascio, e sta importando dentro la pista di Magix tutti questi centinaia di scatti fatti in un quarto d'ora, credo, puntando l'orologio. Ecco, adesso ho questa situazione, vedete, tutti gli... però così com'è, come li mette dentro Magix, vedete, non è velocissimo, va dura 2-3 secondi, sembra un video in pratica, interessante, neanche l'avevo visto mai così. Ora, cosa c'è che non mi piace? Vabbè, questa è una stupidaggine, però per esempio a me non mi piace il fatto che qui si veda il bordo nero. Allora vado su effetti video, dimensione, posizione, faccio di nuovo, seleziona tutto, gli oggetti, e levo proporzioni fisse e allargo perché non mi piace che non sia a 16 noni. Viene un po' storto come un uovo, ma chi se ne importa, almeno se vede più grande non ci sono spazi di vuoto. Perché la foto è a 4 terzi, mentre l'immagine del monitor video è a 16 noni. Adesso, vedete, se lo salvate così come un filmato, accade che la lancetta dei secondi dura un secondo, due secondi, che già mi piace, già mi piace, dura un secondo ogni due secondi. Però fa 5 secondi alla volta, come vedete, quindi è già velocetta, ma non è quello che vogliamo, perché vogliamo vedere muoversi veloci le lancette delle ore e dei minuti. Quella dei secondi si sa che un po' si vede veloce. Adesso la pista di Magix la visualizziamo così, con tutte le fotine così. Adesso vedete, ci sono queste tre icone qui sotto il monitor di Magix, clicchiamo, non mi ricordo qual è, questa qui, la prima, quella che c'è il quadrato, o perlomeno se non avete questa versione di Magix dovete vedere tutto così, come se fossero tutte foto individuali, e qui c'è il numeratore per dare una temporizzazione tra una foto e l'altra. Allora cliccate, vedete qua, c'è qui sopra il numero del file 6, 7, 8, e più sotto c'è, dovrebbe essere, cliccate su questo, cliccate sul numero sotto il numero del file e vi si apre questa schermata. Ecco, vedete, ve la mette che ogni foto si sposta una al secondo, e quindi non vedremo mai le lancette delle ore e dei minuti muoversi. Dobbiamo far diventare questo un secondo
al minimo possibile. Vedete questa levetta? La tirate tutta a sinistra, però zero è niente. Allora dovete far apparire qui 01 01. Ecco. Poi gli dite applica a tutti. Applica a tutti. L'ha applicata a tutti. Adesso ritornate, se volete, io preferisco, a la schermata di Magix dove si vedono le piste. Eccola qua. Quindi quel quarto d'ora sono diventati 14 secondi. Io gli ho dato proprio il valore minimo che si può dare su Magic. Adesso, secondo la mia teoria, si dovrebbero vedere queste lancette delle ore e dei minuti, perlomeno quella dei minuti, muoversi velocissima. Provo a fare play, vediamo che succede. Ve l'allargo pure così lo vediamo grande. Faccio play, eh? Vedete? Vedete che succede? Ha rallentato perché è il buffering, non vi preoccupate. Quando si salva come video, poi vabbè, a me MP4, quello che mi pare. Adesso lo esporto. Vado su file, esporto. Ah, prima di tutto bisogna vedere, vedete, l'inizio e la fine l'ha messo in automatico. Magix è forte, Magix, mi piace tanto. Adesso esporta film. Posso fare quello che mi pare. Vado su file e devo fare esporto. Se voglio salvo il progetto, che lo posso usare magari aumentando, diminuendo di più. Salva progetto con nome, lancette, orologio, fatto. Così, se lo voglio usare anche per magari rallentarlo un po', perché così è veramente, voluto far vedere l'esempio di massima velocizzazione, che di più non si può, ma se un quarto d'ora lo fai diventare, lo riduci a 14 secondi, è straordinario. Allora adesso vado su file, vado su esporta, lo voglio esportare, proviamo un MP4, così se lo metto su YouTube già sarà leggero, e poi 14 secondi. Allora qui metto 30 fotogrammi, va. Così è fluido di più. Qui lo faccio a Full HD 1920x1080 e lo esporto. Qui il nome, siccome l'ho messo nel progetto, il nome nel salvataggio del progetto me lo dà automaticamente. Però a volte è bello pure rimetterlo ogni volta. Sta salvando, vedete? Non lo so se lo vedete, se lo inquadra la telecamera. Sta scorrendo. Non posso fare il video automatico, quello che si registra dal monitor, perché di solito lo faccio con Magix e Magix non registra su se stesso, o perlomeno non so come si fa, ma non credo ci si riesca. Ho dovuto mettere una telecamera per riprendere tutto. Sta facendo il rendering, ecco qua. Ci sta mettendo per questi 14 secondi, ci sta mettendo circa 1 minuto e 20, 1 minuto e mezzo. Eccola qui, sta crescendo, sta crescendo.